Cresciamo con dei modelli musicali da seguire, a cui ispirarci. Per me, da violinista, un punto di riferimento nel folk e nel rock è sempre stata Scarlett Rivera, la bellissima violinista che ha avuto la fortuna di affiancare Bob Dylan sul palco in quello che è stato certamente uno dei più famosi tour della storia del rock, la Rolling Thunder Review. Noi l'abbiamo incontrata a Como, all'Officina della Musica, e l'abbiamo intervistata. Bob Dylan ha incontrato Scarlett Rivera per caso, l'ha vista girovagare tra le strade di New York con la sua custodia in spalla, l'ha avvicinata e l'ha invitata a partecipare a delle jam session, dove ci ha raccontato Scarlett che si è sentita un po' valutata sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista umano. Si è subito sentita parte della band, ha capito che Bob Dylan l'ha considerata la sua violinista e ha iniziato ad introdurla ai grandi personaggi della musica, come ad esempio Muddy Waters. I think destiny whispered into his ear and said stop and talk to that girl with the violin, you know. Something we had so much in common. We are very much alike in character. Which is why we got along so well, musically and personally. So, they stopped, we talked, and ended up having a wonderful jam session, just him and I, for that afternoon. And he tested me very much. He tested me musically, but he tested me personally in my character all day. By the end of the day, he smiled a little bit. He didn't give away too much. Then he said, do you want to come to see a friend of mine play? I said, sure. So we went to see Muddy Water and the band play. And after playing one song, he went to the microphone and he said, now I want to bring up my violinist. So he had made up his mind that afternoon about my musical ability and my character. Scarlett ci ha raccontato come ha inventato forse il solo che l'ha resa più famosa di violino, quello di Hurricane, una linea melodica nata ancora prima che lei incontrasse Ruby Carter, il protagonista di questa famosissima canzone di Bob Dylan, in prigione. He never influenced what I played, which is why he was so pleased and happy with what I came up with on the spot. And there was, you know, no rehearsals for the recording. There were rehearsals for the tour, but there were no prior rehearsals to the red light going on, except a run-through of the song to learn on the spot. And I had to go into an isolation booth, basically. I'm not in the main room with the other instruments. So I'm locked in a room by myself coming up with these lines, and so he was very pleased, as you can see. Way before, you know, I had not had a small idea of his existence before the song, but not a lot. And once I heard locked into the words influenced what I played. Questa breve intervista a Scarlett Rivera potrebbe suonare come una intro, perché sicuramente non sarebbe bastata una notte intera per farci raccontare quello che realmente è stato uno dei tour più famosi della storia del rock, la Rolling Thunder Review.